Carissimi amici ed amiche, bentrovati. Vogliamo in questa puntata dedicare l'attenzione a un'altra figura del XX secolo, morta quasi centenaria nel 2005. Si tratta di Suor Lucia dos Santos, la cui vicenda è rimasta inscindibilmente legata alle apparizioni della Vergine Maria a Fatima in Portogallo nel 1917. Lucia dos Santos era nata il 22 marzo del 1907 ad Aljustrel, frazione di Fatima, da Antonio dos Santos e da Maria de Jesus. La famiglia era modestissima e Lucia portava al pascolo le pecore, l'unica ricchezza della famiglia. Con lei si associavano con lo stesso compito i piccoli cugini Francesco e Giacinta Marto. Nessuno dei tre ragazzi frequentava la scuola. Domenica 13 maggio 1917, Lucia, Francesco e Giacinta, tornando a casa, condussero il gregge nella radura chiamata Cova da Iria. Qui avvenne la prima apparizione della Vergine, che in realtà era stata preparata da tre precedenti apparizioni di un angelo, presentatosi come l'angelo del Portogallo, avvenute l'anno precedente. Lucia racconterà che tutte e tre le volte l'angelo li aveva invitati alla preghiera e alla penitenza. Tornando a quel famoso 13 maggio, la Vergine si presentò, annunciata da un bagliore, ritta sopra un grande leccio, di bianco vestita, emanante una luce sfolgorante, con un velo che scendeva fino ai piedi, sui quali erano poggiate due rose. Per cintura aveva un cordone dorato e nelle mani un rosario luccicante con la croce di argento. La celeste visione li tranquillizzò. Non abbiate paura, non vi farò del male. Fu il primo dei colloqui fra la signora e Lucia, che si rinnoveranno per 6 mesi consecutivi, il 13 di ogni mese fino a ottobre. La reazione dei concittadini fu di iniziale incredulità, se non addirittura di scherno. L'opposizione, poi, delle autorità civili anticlericali, finì pure per imprigionare i tre pastorelli a scopo intimidatorio, costringendoli a saltare per questo l'appuntamento del 13 agosto con la signora. Nella terza apparizione del 13 luglio, intanto, dopo che i ragazzi ebbero per un attimo la terrificante visione dell'inferno, Lucia chiese alla signora che desse un segno miracoloso perché tutti potessero credere alla sua presenza. La Vergine promise un prodigio per il 13 ottobre. Sempre in quella apparizione, la Vergine rivelò il famoso segreto, consistente in tre parti, di cui inizialmente la bambina non fece parola con nessuno. La folla ormai cresceva ad ogni appuntamento e nell'incontro di ottobre affluirono circa 70.000 persone e l'evento tanto atteso puntualmente si verificò. Tutti poterono vedere il sole sbucato improvvisamente in una giornata di pioggia persistente. Tremava e si muoveva sembrando precipitare. I testimoni dissero che il sole cominciò a ballare. Gli abiti dei pellegrini, stupiti e terrorizzati, prima molli per la pioggia battente, erano improvvisamente asciutti. A fine mese arrivarono da Lisbona incaricati del vescovo per interrogare i veggenti. Tra alterne vicende, si dovrà aspettare il 1930 perché il vescovo di Leiria approvi il culto della Madonna di Fatima, dichiarando degne di credito le apparizioni. Come la Madonna aveva annunciato, Francesco e Giacinta salirono al cielo in giovanissima età, colpiti dalla febbre spagnola. Francesco morì a 11 anni, Giacinta l'anno seguente a 10. Per Lucia la Vergine annunciava invece un destino diverso. C'era una missione da compiere, rimanere a lungo nel mondo per farla conoscere e per diffondere la devozione al suo cuore immacolato. Così, a 18 anni, Lucia entrò nel convento dell'Istituto di Santa Dorotea a Tui, in Spagna, e nel 34 vi pronunciò i voti perpetui. Ma a 41 anni, per preservarla dal gran numero di visite, anche curiose, che la tormentavano, le fu consigliata la clausura
nel Carmelo di Coimbra, dove professò con il nome di Suor Maria Lucia del Cuore Immacolato. Tornò a Fatima diverse volte, incontrando prima Paolo VI e poi, il 13 maggio 82, Giovanni Paolo II, incontro che si ripeté il 13 maggio 91, nel decimo anniversario dell'attentato di Piazza San Pietro, e ancora il 13 maggio 2000 per la beatificazione dei due cugini, Francesco e Giacinta. Lucia è vissuta nel silenzio del Carmelo per ben 57 anni, rispondendo solo alle richieste di chiarimenti e precisazioni del Vescovo e dei Papi, ed è morta a 98 anni il 13 febbraio 2005. Ma per comprendere bene quale sia stata la missione che la Vergine affidò a Lucia, è necessario entrare, dopo il riferimento alle apparizioni dell'angelo e alle sei apparizioni mariane a Covaderia, nel cosiddetto terzo ciclo di apparizioni, quelle chiamate del Cuore Immacolato, ed entrare poi nel contenuto del segreto di Fatima. Nel 25 la Santa Vergine apparve ancora a Suor Lucia nella sua cella, con a fianco il bambino Gesù che teneva nelle mani un cuore circondato di spine. Il bambino le si rivolse così: «Abbi compassione del cuore della tua Santissima Madre, che è coperto di spine, che gli uomini ingrati in ogni momento vi configgono, senza che ci sia nessuno che faccia un atto di riparazione per toglierle». La Santa Vergine aggiunse: «Guarda, figlia mia, il mio cuore circondato di spine, che gli uomini ingrati in ogni momento mi configgono con bestemmie e ingratitudini. Almeno tu vedi di consolarmi e di che tutti coloro che per 5 mesi, il primo sabato, si confesseranno, ricevendo la Santa Comunione, reciteranno un rosario e mi faranno compagnia per 15 minuti, meditando i 15 misteri del rosario con l'intenzione di alleviare la mia pena, io prometto di assisterli nell'ora della morte, con tutte le grazie necessarie per la salvezza di queste anime». Nel 26 il bambino Gesù le apparve di nuovo, insistendo per la divulgazione della devozione al Cuore Immacolato e dei 5 primi sabati del mese. Nel 41, in obbedienza al Signore Gesù, Lucia mise per iscritto ciò che riguardava le prime 2 delle 3 parti del segreto di Fatima. La prima parte era la visione dell'inferno. La Madonna aveva mostrato un grande mare di fuoco, immersi nel fuoco demoni e anime come se fossero braci trasparenti, e grida e gemiti di dolore e disperazione che mettevano orrore e facevano tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano nella forma di animali ributtanti e orribili. «Avete visto dove cadono le anime dei poveri peccatori», aveva detto la Vergine. «Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato». In caso di mancata conversione, la Madonna annunciava sotto il pontificato di Pio XI una guerra peggiore. Sarà la Seconda Guerra Mondiale. «Per impedirla verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati del mese. Se accetteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace. Se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati. Il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Finalmente il mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà e sarà concesso al mondo un periodo di pace». La terza parte del segreto Lucia la scrisse solo nel 44 in una lettera indirizzata al Vescovo di Leiria. Il documento arrivò a Papa Giovanni XXIII a Roma, il quale, dopo averlo letto, lo fece sigillare e depositare negli archivi segreti vaticani, dove è rimasto per 48 anni, letto solo dai successivi pontefici che non vollero mai divulgarlo. Ancora sollecitata,
Lucia scrisse ai pontefici Pio XI e Pio XII, finché il 31 ottobre 1942 Pio XII consacrò la Chiesa e il genere umano al cuore immacolato di Maria, e nel 1952 lo stesso Papa consacrò a Maria i popoli della Russia. Dopo l'attentato subito il 13 maggio 81 in piazza San Pietro, Giovanni Paolo II volle leggere il testo del segreto, convincendosi che la mano materna di Maria aveva deviato la pallottola omicida e che taluni passi del terzo segreto si riferissero proprio a questo episodio. Il 13 maggio 2000 a Fatima fece leggere al segretario di Stato Sodano una comunicazione che anticipava i contenuti della terza parte del segreto, autorizzandone la divulgazione. Si tratta della celebre visione di un vescovo vestito di bianco, in cui Lucia riconobbe la figura del Papa che attraversa una città semidistrutta e piena di cadaveri e che poi sale il monte fino a prostrarsi di fronte a una croce di legno davanti alla quale viene ucciso da un gruppo di soldati insieme ad altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose. Sotto i bracci della croce due angeli con innaffiatoi di cristallo pieni del sangue dei martiri irrigano le anime di chi si avvicina a Dio. Tra gli eventi drammatici e crudeli del XX secolo, uno dei più cruciali della storia, culminato con l'attentato al Papa, Fatima si inserisce come monito, profezia e segno di speranza che fa storia e insieme la interpreta, secondo una dimensione dello spirito che resta nascosta alle logiche del mondo. Tutto ciò è avvenuto quasi un secolo fa, con l'umile e sbalordita partecipazione di tre semplici pastorelli e con il dono di un messaggio mariano ricevuto, custodito e trasmesso da Lucia dos Santos, la piccola, veggente, dialogante con la Vergine, che ha vissuto poi da consacrata, fedele alla regola, per tutta la sua lunghissima vita. La Vergine del Rosario, Signora di Fatima, continui a guidare noi, il cammino della Chiesa e dell'intera umanità. Arrivederci alla prossima settimana.